Farei un'ultima domanda per ciascuno e poi magari apriamo anche alla possibilità di altri interventi. Paolo, la rassegna che tu hai curato porta nella seconda parte anche molte esperienze concrete che guardano alla tutela, alla valorizzazione dei beni comuni. Anche un po' per scendere anche noi nel concreto, vuoi raccontarcene qualcuna che secondo te è particolarmente significativa, una, due, che sono citate, raccontate anche nel libro? Sì, il libro era concepito in buone teorie e buone pratiche. Allora possiamo annunciare, con Alberto stiamo facendo un secondo libro che andrà in stampa tra poco, che sarà invece tutto sui casi di gestioni anomale, di gestione condivise di beni o servizi comuni. Sono, quando ne abbiamo ragione, abbiamo superato una ventina di casi e ci siamo fermati. Mi chiedi quali mi hanno colpito di più girando l'Italia e così via, perché sono proprio forme non solo di altra economia, no? Sono forme proprio di altra, anche di altre relazioni, modalità di relazioni, no? non mediate dall'imperativo economico, ecco, no? Quella più bella di tutti secondo me è l'editore. Perché anche il libro sarà un bene comune. Abbiamo trovato una casa editrice di una piccola cooperativa di Scampia, a tutti noti, sono, credo siano due o tre ragazzi giovanissimi che hanno messo in piedi questa casa editrice e loro operano così, si chiamano non è la sola casa editrice che opera così, c'è una rete di case editrici che operano così. Si chiama Produzioni dal Basso, no? Produzioni dal Basso. In pratica loro annunciano la volontà di produrre questo libro, di produrre un titolo, un libro, lo mettono nel loro sito, nella loro, come si chiama? Nel loro sito e un abstract, insomma, del libro, un indice, una bozza del libro, e chiedono ai lettori se sono interessati, se sarebbero interessati ad avere, a leggere un libro così. Quindi scatta un meccanismo di preacquisto del libro, raggiunto la quota necessaria per stampare il libro, il libro passa alla stampa. Quindi è un libro coprodotto, voglio dire, è un libro coprodotto. Mi veniva abbastanza da ridere perché è la stessa identica modalità con cui molti GAS, gruppi d'acquisto solidale, operano. Voi sapete che ormai i gruppi d'acquisto solidale, quelli diciamo più evoluti, più avanzati, sono in grado di programmare le necessità di frutta e verdura dell'anno. Quindi si mettono d'accordo con i contadini per mettere a coltivazione questi beni, in modo che il contadino non abbia nessuno spreco, no? Ed è esattamente la stessa cosa, cioè si produce sulla base della domanda, cioè c'è un accordo diretto tra produttore, si saltano tutte le intermediazioni parassitarie e il prezzo diventa assolutamente trasparente, perché a quel punto il consumatore e il produttore si mettono d'accordo. Ma sempre in questo libro ci saranno delle esperienze appunto di GAS della Brianza, che sono ormai straordinari. A quel punto in alcuni GAS del Parco Agricolo Sud di Milano i produttori, i consumatori, gli acquirenti, insomma, si mettono d'accordo con i contadini e vanno a dare una mano ai contadini nei momenti, per esempio, delle raccolte, delle cose così via. Quindi non diventano proprio coproduttori nel senso fisico, cioè vanno a aiutare lì.
e si raccolgono quello di cui hanno bisogno, eccetera, eccetera. Diventano cioè consapevoli, no, di quello che mangiano, che acquistano e del prezzo che c'è. Ecco, questo è un modo appunto, una logica diversa da quella del mercato, da quella delle cose. Rimanendomi sempre lì, a Como, hanno completamente chiuso la filiera del pane. I gas del Comasco si sono messi d'accordo con i contadini biologici che fanno le cose, hanno, grazie all'aiuto anche delle amministrazioni locali, è chiaro che quando le amministrazioni locali entrano in questo gioco, davvero le possibilità diventano enormi, li hanno aiutato per recuperare un vecchio mulino, per cui il grano biologico viene macinato in questo mulino, c'è la convenzione con il fornaio che cucina il pane e voi vedete tutto il ciclo del pane, una cosa drammatica, Maurizio Pallante appunto direbbe, queste forme di produzione stanno mettendo in crisi l'economia, perché una forma del genere fa diminuire il PIL, fa diminuire il prodotto interno lordo, perché riesce a fare queste operazioni con meno soldi e facendo circolare meno soldi, perché se a questo punto, quando tu riesci a fare la filiera corta del pane, la filiera corta della frutta e della verdura, magari metti anche altre cose, un altro esempio straordinario, la cianfrusoglieria di un comune della Puglia, dove tutti gli oggetti in più che si hanno si portano in un grande magazzino messo a disposizione dall'amministrazione comunale e lo si va lì e si porta via quello che si ha bisogno e si porta quello che si ha in più, cioè una forma di baratto straordinaria, con tanto di tessera in cui si fanno così. Tutte queste cose qui che ci fanno vivere meglio, che ci potrebbero far vivere meglio, cose più sane, cose così via, sono drammatiche da un punto di vista dell'economia di mercato, perché appunto farebbero diminuire il PIL. Di questi esempi tantissimi, insisto su questo discorso dell'amministrazione comunale, per esempio in un comune in Friuli, dove ci sono... sono stati salvati gli usi civici, le comunelle, le comunanze, le cose e così via, le amministrazioni fiduciarie, il discorso che diceva Alberto, no? Il problema è che chi gestisce queste cose qui deve avere un rapporto di amministrazione fiduciaria, cioè non dispone il bene, non lo dispone in modo esclusivo e quindi non lo può vendere, il bene diventa inalienabile, no? Inalienabile, e c'è un'amministrazione fiduciaria che deve mettere a frutto il bene. Quando si riescono a fare queste cose mettendo insieme anche il bosco invece che lo spaccio comunale, a quel punto si formano delle RES, delle DES, che si chiamano reti di economia solidale oppure distretti di economia solidale. A Roma c'è una bellissima esperienza che si chiama la città dell'economia solidale, dove c'è proprio l'ex macello, dove ci sono tutte queste cose. Si possono fare i tetti fotovoltaici in cooperativa, eccetera, eccetera, e a quel punto si può anche fare la moneta locale complementare. Si può all'interno di questi circuiti fare a meno di usare gli euro, i dollari e le cose, si possono usare, a Napoli c'è lo scheck, a Pordenone c'è il TOC, dei pezzi di carta che si usano in questi meccanismi. Guardate che se l'Argentina è uscita dalla crisi drammatica in cui 10 anni fa era caduta, è uscita grazie a queste cose, non grazie agli aiuti dei fondi monetari che non ci sono stati o grazie a queste cose qui, grazie alla creatività della popolazione che è riuscita a uscire dai meccanismi alienanti del mercato e a trovare dei meccanismi solidari, cooperanti, solidaristici, di economie di reciprocità, che sono riusciti appunto a passare, diciamo, a quello che viene chiamato beni relazionali. Ecco,
beni relazionali, insomma, riuscire ad soddisfare i propri desideri e, e le proprie necessità senza passare per i supermercati, ma valorizzando le relazioni e il saper fare di tutti noi, l'autoaiuto, insomma, l'autoaiuto, che non è, insisto, lo dicevi tu all'inizio, assessore, quando è, non è tornare all'età della pietra, anzi è uscire da un'età della pietra, e cioè uscire da un'età, da un'era appunto di alienazione, di abbruttimento, di sfruttamento delle risorse naturali e dell'egoismo competitivo, della vita mia morte tua, no? Della competitività disumanizzante che c'è, e entrare invece in un'idea appunto dell'autoaiuto, della cooperazione, eccetera eccetera. È un'utopia? No, non è un'utopia, è qualcosa che è necessario incominciare a sperimentare proprio per uscire dalla crisi in cui l'economia di mercato, in cui l'economia della crescita ci ha messo. Queste idee qui incominciano a essere non solo appunto di nicchia e così via, perché ormai vedevo un articolo sul Sole 24 Ore che incomincia a essere davvero preoccupato del peso statistico economico che hanno i gruppi d'acquisto solidale in Lombardia, incominciano a essere delle fette del mercato che sfugge al mercato tradizionale, quindi incominciano a essere, quindi non sono più nicchie, insomma, per Francescani e per persone angeliche o fricchettoni, no? Incominciano a essere delle vere relazioni, insomma, delle vere modalità, delle alternative modalità, delle modalità di vita reali e alternative. Quindi non sono delle utopie, insomma, ma sono una necessità, insomma, sono una necessità che per vivere meglio, insomma, per ben vivere, dicono in Sud America, no? Per uscire. Finisco davvero rispetto anche alla domanda che facevi tu. Beh, insomma, ci rendiamo conto, appunto, ci dicono ma le lotte, gli sprechi e così via, ma ci rendiamo conto in che razza di diciamo contraddizione siamo entrati, insomma, siamo pieni di bisogni, no? Siamo pieni di necessità, le montagne che franano, i fiumi che straripano, pensiamo solamente alla, diciamo, gestione ordinaria della manutenzione del territorio, no? I sindaci che non hanno più un soldo per fare niente, così via, no? Penso ai comuni in montagna, eccetera, eccetera. Quindi pensiamo alle condizioni sociali delle fasce, pensiamo alle scuole, al sovraffollamento all'interno delle scuole, quindi ci sarebbe da lavorare per tutti di più, e c'è il 30% di disoccupazione giovanile. Non è questo il primo spreco? Non è questo il primo spreco, cioè di disponibilità di lavoro che non vengono utilizzate, perché usiamo dei sistemi economici, che sono quelli mercantili e così via, che non consentono a chi vorrebbe di lavorare, e quindi non consentono a noi, che a gente che avrebbe mille bisogni da fare, di soddisfare questi bisogni. Bisogna uscire da questa follia, da queste logiche di mercato, da queste regole di questi economisti, di questi tutori delle cose che prima ci hanno portato al disastro economico, e adesso ci vogliono anche dire come fare ad uscire, no? Ad uscire. Occorre uscire da questo, occorre uscire dalla logica economica, occorre tornare a quel principio fondamentale che molti dicevano, cioè pensare che l'economia è un sottosistema del sistema sociale, e il sistema sociale è un sottosistema del sistema naturale, del sistema biologico naturale. Bisogna ridare queste gerarchie, bisogna rimettere le ragioni economiche del profitto all'ultima di questa gerarchia. L'economia deve essere al servizio della società, non asservire la società alle ragioni della produttività. È il contrario, va rovesciato concettualmente, praticamente.
E la società deve essere al servizio dell'equilibrio della biosfera, della salubrità delle cose. Non possiamo vivere in una società che non si fa carico dei problemi dell'inquinamento, delle cose. In pianura padana viviamo permanentemente in una nube marrone, fuori qualsiasi grazia di Dio. È possibile che questi problemi non vengano affrontati? È possibile che si possa accettare di continuare in queste cose? Io credo appunto che dobbiamo incominciare una rivoluzione culturale che parte da noi, appunto. Non è che queste rivoluzioni vengono, da Roma, dai parlamenti e così via. Dobbiamo incominciarla a farlo facendo il gas, facendo la raccolta differenziata, facendo tutte quelle cose, quelle piccole, grandi azioni che ci possono in una direzione, quella appunto di diminuire gli impatti economici e ambientali del nostro vivere. Una riconversione, no? Come dice Viale, una conversione dei modelli economici e sociali.